Bene, 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 eccoci in un nuovo episodio di Pokémon Scarlatto. Andiamo avanti con l'avventura, ragazzi, in questo episodio. Allora, vediamo. Mappa? No? Vediamo, vediamo, non mi ricordo più, raga. Ah, ecco così. Ok, queste sono le nostre possibili destinazioni: il cammino dei campioni, il viale della polvere di stelle e il sentiero leggendario. Io avrei voglia di fare questo perché sinceramente mi ha incuriosito. Mannaggia, sta mappa che si gira mi fa sempre incasinare. E andremo a trovare il dominante dei cieli, che recita: informazioni non confermate, dominante dei cieli. Se ci si tiene lontani è un Pokémon innocuo. Si vocifera che la caduta di massi dai monti dell'area 1 ovest sia dovuta a questo Pokémon che vuole fare suo il cielo. Il pericolo non è tanto il Pokémon quanto arrivare in cima. Interessante. Io ho già segnato il punto cui si dovrebbe trovare, quindi andremo subito lì per vedere di che Pokémon si tratta. Ovviamente nei prossimi episodi invece andremo avanti, magari sfidando le basi del team Star. Io sinceramente vorrei fare prima lei, che non ricordo neanche come si chiama. Come si chiama lei? Dove diavolo è? Eccola, vaffanculo sta mappa. Potevano far meglio però. Pruna, esatto, Pruna, che secondo me ha un artwork pazzesco, è veramente bella da vedere. Va bene, dai, per il momento andiamo a vedere di che Pokémon si tratta. Quindi, già messo a destinazione, se riusciamo a trovarla. Però, se i selvatici non si mettono in mezzo alle palle, mi fanno un favore. Perché ti giuro, quando io cammino e mi interrompono quando sto andando da qualche parte, mi viene un nervoso veramente che li vorrei bruciare tutti. Con lanciafiamme, ma va bene, ok, andiamo. Già mi sono perso comunque. Fuck you. Per di qua, dobbiamo salire secondo me. Intanto vediamo se c'è qualche allenatore, lo sfidiamo. Sì, sì, eccoli là, i massi che cadono. Siamo... già si vede da qua. Pazzesco, non pensavo. Non pensavo, si vede già da qua. Vai via, fuori dalle palle. Non pensavo che si vede, che si vedesse pure da qua. Sì, ma tu che ci fa? Un allenatore, sfidiamolo. Impossibile avvicinarsi, dice lui. Vorrei raggiungere la vetta, ma non riesco nemmeno ad avvicinarmi. Ma trasfida di Dino, studente. Pinecco. Ah, beh, abbiamo il tipo giusto allora. Con braciere dovremmo essere a posto. Protezione addirittura, sto infamone. Odio quando mi fanno protezione, mi fanno solo perdere tempo. Ancora, braciere. Ehi, ha resistito, non ti posso credere. Vigore. Ah, per quello. Oddio, oddio, questo fa male. È super efficace. Ah no, perché è anche fuoco a quanto pare. Va bene. Ciao Panko. Chi è Nimble? No, che ce frega Nimble. Braciere ancora. Buono. Ma vai Dino, sei stato veramente una delusione. Che t'applaudi? Sei più travolgente di un macigno rotolante. Va bene, come dico di solito. Ma vattene a fanculo, Dino. Che abbiamo? Ok, Psyduck che la se la dorme e... Ok, oddio, guardate i massi. Eccolo lì il Pokémon, è nuovo. Non penso che... Sì, è nuovo, è nuovo, nuovo. Dobbiamo stare attenti. Quindi noi dobbiamo salire da di qua. Oi, oi. Ma qua che cosa c'è? A parte un masso che, boh, si muove. Nulla, qua non c'è nulla.
Attenzione, abbiamo una sfidante. Abbiamo un Hunter? No, è andato via. Qui cosa abbiamo? Altruismo. Bene, una mossa che sinceramente potevo anche evitare di trovare. Dove sarà mai? Dove sarà mai il santuario in cui è stato rinchiuso il Pokémon Disgrazia? Di chi parla? Martina. Di che Pokémon stai parlando, Martina? Pomantis. E anche qui Bracere dovrebbe bastare. Buono. Martina, ma di che Pokémon stavi parlando? Che disgrazia. Ma scusami, raccontami un po' di questa altare della disgrazia. Allora, ho letto in un libro che il santuario del Pokémon Disgrazia si trova da queste parti. Tra l'altro, cosa si intende con disgrazia? Vaffanculo, non mi hai detto niente di nuovo. Vaffanculo, non mi dovete toccare quando sono in giro a fare le missioni. Via. Ok, santuario disgrazia, dovremmo approfondire l'argomento, eh. Per il momento però andiamo a sfidare Pokémon dominante. Attenzione ai massi. I massi. Ok, ok. Tutto molto easy per il momento. Destinazione raggiunta addirittura. Di già. Eccolo che arriva, attenzione. Forse lasciare però Arma Rouge non è stata una bella idea. Ah già, così. Come si chiama questo? Bombardier. Il nome è strambo, Bombardier. Proviamo con Psycho Shock. Forse siamo un po'... No! Fottuto. Ma io gli farei Turbo Fuoco. Pennata. Ai, che botta gli ha fatto, eh. Bombardier. E gli mettiamo fuoco fatto, ma mi sa che è inutile. Andiamo con Bracere. Resisti, Arma Rouge. Bravissimo. Ma cos'è, un volante roccia lui? E ciao ciao Bombardier. Mi sa che ci siamo allenati un po' troppo all'inizio. Sta scappando, ehi. Penetrazione del becco sulla roccia. Che cavolo sta facendo? Il bombier del dominante si è messo a mangiare qualcosa. Ed è arrivato Pepe. Joe, sei arrivato fino al Pokémon dominante? Vedi tu, cioè, vedi tu. Quello è il dominante dei cieli? Ma quindi era lui a far cadere i macigni? Fortuna che hai attirato la sua attenzione. Così sono riuscito ad arrivare senza beccare sassi. Sembra che sia diventato più forte grazie a un potere cibo nascosto, addirittura. Sa che dobbiamo darci da fare. Fare cosa, scusa? Ah, sta tornando indietro? Ok, che roba è? Bombardier, di nuovo? Ma, scusami... Va bene? Turbo fuoco? Ah sì? Osi lanciarci massi addosso? Allora preparati ad assaporare una amarissima sconfitta. Vabbè, anche questo dovrebbe essere... La calite. Uno scontro assai easy. Intanto non devo fare di nuovo. Castata, dovrebbe essere super efficace. Quindi è un tipo volante e basta lui. Bracere. Certo, ovviamente su di me. E dovremmo abbiamo chiuso l'incontro. Ma non è che si sia potenziato di tutto sto granché questo Bombardier. Ma non lo possiamo catturare, peccato. Sconfitto il Pokémon dominante Bombardier. Ci dà pure punti esperienza, non me l'aspettavo.
Ma dai, è andata alla grande! Ottimo lavoro, Joe! Beh, è stato abbastanza easy, devo dire. Così quei brutti macini dovrebbero smettere di pioverci in testa, no? Ma la spezia? Mica tu cercavi la spezia. La spezia nascosta che ha mangiato dovrebbe essere qui dentro. E facciamo il posto prima che ritorni. Ma perché può tornare? Può tornare, non ho capito. Occhio, è buio qua. Cosa c'è? Ah! Questa è una delle spezie nascoste. È identica a quelle che ho visto nel libro. Provato spezie nascosta amara. Sì, e vai. Grazie, Joe. È tutto merito tuo. Allora, vediamo che dice il libro. La spezia nascosta amara facilita la circolazione sanguigna. Riscalda il corpo e rinforza le difese immunitarie. O almeno così c'è scritto. Vorrei dargliene subito un po'. Bene, ora ti preparo uno spuntino spaziale. Vedrai, ti stupirò. Wow, un po' di questo e un po' di quello. What the? Yeah! Pronti? Ecco a te un panino alla pepe speziatissimo. E per ringraziarti di aver sconfitto il Pokémon dominante, voglio anche regalarti una medaglia. L'ho fatta modificando una riproduzione di una medaglia delle palestre. Dominante dei cieli sconfitto, il sentiero leggendario. È stata abbastanza easy però questa, eh? Abbastanza easy, devo dire. Forse abbiamo allenato un po' troppo nella fase iniziale i nostri Pokémon. Ed eccolo qui, Coraidon che ha fame di un panino. E questo che vuole? È uscito da solo? Sniff, sniff. No, caro, non ce n'è per te. Ah, of course, noi non siamo animali, noi diamo, condividiamo. Ah, vabbè, se l'hai mangiato tutto, vabbè, fa niente. Ah, ma che fai? Dai via il panino che ho preparato apposta per te. Ora non ne ho più per te, Joe. No problema. Dai, così mi farai fare la figura dell'egoistone. Tieniti la metà del mio, gustatelo, mi raccomando. Beh, l'hai già finito? Wow! Che è successo? Coraidon impara la mossa cavalcatura surf. Ah, bene! Quindi a questo servono. Sconfiggere i Pokémon dominanti. Ti sblocca l'abilità. Dato che non abbiamo qui più le MT, Coraidon fa la parte della nostra macchina MT. E quindi ora ha imparato a cavalcare e a fare surf. Non sarà mica diventato più potente? Non posso crederci, queste spezie sono incredibili. Se hanno un effetto del genere, sono sicuro che. Sono sicuro che saranno utili per la ricerca dei tesori. Sì, per forza così. Bene, ci siamo riempiti la pancia mangiando i panini delle spezie nascoste. Iniziamo a mettere a posto, va? No, 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 tu non ti scomodare. Sarai stanco dopo aver lottato con il Pokémon dominante. Qua ci penso io. Magari nel mentre cominci a cercare le altre quattro spezie nascoste, ok? Tutto non rompere le palle. Ho altre cose da fare prima, Pepe. Eh? Non è che posso stare sempre appresso a te. Saluta sta paia di palle prima. Grazie davvero. Ok, via libera. Questo non me la racconta giusta quando fa così. Non me la racconta giusta, Pepe. Vieni pure fuori. Non ce la racconta giusta in questo modo, Pepe? Chi stava nascondendo? Roto, 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 roto. Hello, Joe. Sono Olim. Coraidon sembra aver recuperato uno dei suoi poteri originari. Sembra che ora tu possa surfare sulla superficie dell'acqua quando sei in groppa al Pokémon. Adesso puoi spostarti sull'acqua surfando in groppa al tuo Pokémon. Puoi saltare anche mentre stai surfando, ti basterà premere il pulsante B. Prosegui nella tua avventura insieme a Coraidon e viaggia in lungo e in largo.
per il vasto territorio di Paldea. Non c'è un itinerario predefinito. Controlla la mappa e decidi le tue prossime destinazioni, in autonomia. Potresti dedicarti a esplorare luoghi che ti incuriosiscono di più, ad esempio. La varietà di esperienze che farete insieme vi aiuterà senz'altro enormemente a crescere. Continua a prenderti cura di Coraidon, mi raccomando. Ok. Pokédex aggiornato. Penso che però il Pokémon dominante non lo potremmo più catturare, penso. O sì. Magari se ci ritorniamo un po' più avanti potremo anche catturarlo. Ah, qua si può andare? No, si può andare giù. Va bene, ragazzi. Abbiamo catturato, no, abbiamo sconfitto uno dei Pokémon dominanti. Infatti qua ci viene aggiornato il sentiero leggendario. Direi che nel prossimo episodio andremo a guidare una delle basi del Team Star. Me mi ispira di più quella di Pruna. Direi di sì, mi piace di più, vorrei incontrarla per prima. Quindi faremo così, nel prossimo andremo da Pruna e la sconfiggeremo. Quindi per il momento è tutto, ragazzi, vi ringrazio per aver guardato anche questo video. Vi do appuntamento al prossimo, vi ricordo, mi raccomando, se non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale, lasciate un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!